effetti, come nasce la locanda del castello, Francesco? Diciamo che all'inizio è nata un po' per gioco, un volere della nostra famiglia di avere qualcosa su al castello, ai piedi del Monte Asprano, dove è nato San Tommaso d'Aquino. Poi inizialmente ci siamo resi conto che non c'era effettivamente nessuna attività che potesse ricevere turismo e quindi abbiamo iniziato piano piano in due diverse ristrutturazioni a edificare la locanda del castello. Il nostro interlocutore è Francesco Mancone, gestore nonché chef della locanda del castello, Roccasecca, provincia di Frosinone, Lazio, Roccasecca Alta, perché sì, dalla Casilina bisogna percorrere qualche chilometro per arrivare su il centro storico di Roccasecca. Praticamente siamo all'interno del parco archeologico dei Conti d'Aquino, nella frazione Castello del comune di Roccasecca, e è facilmente raggiungibile dal bivio di Roccasecca. Basta seguire le nostre indicazioni o comunque salire per Roccasecca Centro, e sulla destra salendo ci siamo noi con tutta la struttura. E c'è Francesco che esprime tutto se stesso nella sua cucina. Qual è la tua cucina? Com'è la tua cucina? Partiamo sempre dai sapori che c'erano una volta, quelli delle nonne, però con le nuove tecniche, le nuove attrezzature riusciamo a dare quel qualcosa in più al piatto, e partiamo dalla frionza classica, che è un must per noi roccaseccani, che abbiamo diciamo rivisitato con una vellutata di pecorino di Picinisco, che è qualcosa di sensazionale. Questo è un esempio di uno dei tuoi piatti della tradizione, ma poi anche il pesce, la carne. Carne o pesce, ci lavoriamo benissimo in entrambi i casi. L'unico problema è che la gente quando arriva qui è restia a mangiare il pesce. Quando poi lo assaggia, torna tranquillamente. Anche perché è tutto pesce fresco il vostro, vero? Sì, sì, sì. Abbiamo dei fornitori che sono eccezionali e ci scaricano il pesce due volte a settimana, quindi è tutto freschissimo. Francesco, noi dobbiamo però fare adesso anche riferimento a quelle che sono le cerimonie che voi preparate in maniera impeccabile da tutti i punti di vista. Siamo in grado di preparare dall'aperitivo al dolce senza ricorrere a mezzi esterni, facciamo tutto noi, dalla pasta, pasta choux, qualsiasi tipo di preparazione viene fatta all'interno della locanda del castello. Quindi i buffet per i matrimoni, per le cerimonie? Dai buffet iniziali, le varie paste farcite, i buffet di dolci, partiamo dalla materia prima e la trasformiamo. Ci hai fatto venire la legittima curiosità di vedere che cosa ci preparerai di buono, andiamo a cucinare. Va benissimo. La locanda del castello di Roccasecca, in provincia di Frosinone, è dotata di varie sale in pietra viva, impreziosite dagli affreschi che donano all'ambiente una veste elegante e raffinata e che consentono di ospitare fino a 150 persone. A disposizione dei clienti anche un altro ambiente arredato in stile moderno per piacevoli momenti di relax. La locanda dispone di camere ampie e confortevoli che rispecchiano l'eleganza delle sale. Stupenda la veduta panoramica sulla piazza centrale del paese di San Tommaso dalla comoda terrazza esterna. Francesco, prepareremo dei tortelli. Sì, dei tortelli di pasta all'uovo fresca, ripieni con una crema di patate e porri, una salsa di cavolfiore, una salsina leggera di liquirizia e del guanciale croccante. Questo è l'impasto per i tortelli, come l'hai ottenuto? La ricetta che utilizziamo è un uovo e un etto di farina, un pizzico di sale e poi a seconda di quanta ne dovete fare vi regolate voi da casa come comportarvi. Qui la purea o salsa di patate e porri. Semplicemente con dell'olio, fare stufare il porro, aggiungerci le patate e poi aggiustare con l'acqua per la cremosità che si vuole ottenere. Mentre per la crema di cavolfiore cosa utilizzate? Semplice cavolfiore lessato e poi emulsionato con un filo d'olio. La liquirizia in polvere però poi?
polvere, acqua e non so, magari a casa non avete la agar-agar o un addensante sempre naturale, potete usare un po' di cola di pesce. E questo guanciale ha una storia, Francesco? Sì, questo guanciale l'abbiamo acquistato proprio per dare un aiuto ai paesi terremotati di Amatrice. Quindi guanciale amatriciano. Sì, sì, è lui. Francesco, ora dobbiamo riempire i tortelli. Sì. Ci aiutiamo, ecco, con il sac à poche. Sì, mettiamo la crema. Lo adagiamo sulle mani. Facciamo attenzione a mettere un po' d'acqua, così siamo sicuri della saldatura. Lo chiudiamo. E poi con questo movimento andiamo a realizzarlo. Ora possono andare in cottura. Certamente, il tempo di cottura, nel momento in cui vengono a galla, un minuto e mezzo e sono pronti. Ed ora pronti per montare il piatto. Va benissimo, perfetto. Iniziamo mettendo la salsa di cavolfiori. Formeremo uno specchio sul piatto, sì. Quindi una base sulla quale verranno poi adagiati i tortelli. I tortelli con dentro la crema di porri e patate. E poi iniziamo a disporre. Il cavolo romano gli dà un po' di colore e la croccantezza tipica del cavolfiore. Poi ho sfilettato con la fetta tartufi del cavolfiore, a piacere del pane aromatizzato al prezzemolo per la croccantezza, e poi andiamo a nappare i tortelli con la salsa di liquirizia, che non fa altro che amplificare il sapore. E le nostre vele di guanciale. Buoni tortelli a tutti. L'invito è rivolto anche a Lorena Balla. I porri, dal sapore più delicato dell'aglio e della cipolla, contengono molti minerali, tra cui il ferro, il sodio e il potassio, e sono anche molto ricchi di vitamine, tra cui la A e la B. Sono depurativi, rimineralizzanti e favoriscono la rigenerazione dei tessuti. Il cavolfiore è un ortaggio indicato in caso di diabete, in quanto riesce a regolarizzare i livelli di glucosio nel sangue. Una porzione di tortelli contiene circa 270 calorie. A Rocca Secca, in provincia di Frosinone, e più precisamente alla locanda del Castello, si respira anche aria di mare. Tra poco. Come detto, alla locanda del Castello, a Rocca Secca, qui in provincia di Frosinone, si mangia dell'ottimo pesce del nostro litorale. La rana pescatrice è la protagonista di questo secondo piatto che Francesco Mancone adesso cucinerà per noi. Come la prepareremo? Prepareremo una rana pescatrice bardata con patate e guanciale, abbinandola a un pesto di scarola e mandorle. Dunque, la rana tra poco verrà tagliata a pezzi, eccola qui in tutto il suo splendore. Poi abbiamo le patate. Sì, le abbiamo tagliate sottilissime, allo stesso modo abbiamo utilizzato il guanciale di Amatrice e fatto un pesto con scarola e delle mandorle tostate. Il guanciale di Amatrice e le patate sono state posizionate, ci siamo aiutati anche con un po' di pellicola, vero Francesco? Perché adesso farai vedere il seguito della preparazione. Sì, non ci resta che disporre al centro la rana pescatrice
Diciamo che stiamo rubando qualche tecnica ai giapponesi e ci aiutiamo come con il sushi per fare il nostro rolls, che viene perfettamente. Parliamo adesso della cottura, come procederemo? Una volta ottenuto il rolls, andiamo in padella abbastanza calda per cauterizzare il guanciale e andare a chiudere il retro del nostro rolls. Dopodiché un quarto d'ora al forno e il nostro piatto è pronto. Abbiamo atteso pazientemente la cottura della rana in forno e ne è valsa la pena perché il profumo è eccezionale. Ora possiamo impiattare. Sì, Alessandro. Questa è scarola ripassata in padella con delle olive, Francesco, sì, che usiamo come contorno. Olive, scarola, un pizzico d'aglio e un po' di peperoncino. Anche perché quello che tu utilizzerai tra pochissimo, ecco, è il pesto di scarola. Sì. Pertanto richiamiamo comunque i sapori di questo piatto. Concludiamo con queste patate che sono state fritte e che conferiranno croccantezza ed altezza, sì, al piatto. Sempre per dare più volume al piatto. Porzione generosissima, direi. La rana pescatrice può essere servita. Sarà d'accordo anche Lorena Balle e Patrizia Patini. La rana pescatrice o coda di rospo è un pesce assolutamente magro che quindi può rientrare nei regimi alimentari ipocalorici. Inoltre, tra i lipidi si distinguono gli acidi grassi poliinsaturi della famiglia omega 3. Può rientrare anche nella dieta dello sportivo e del culturista. Del culturista e dello sportivo, appunto perché le proteine sono ad alto valore biologico. Una porzione di questo piatto ha circa 150 kcal. Le caratteristiche di questo piatto ci aiutano a accompagnare il vino, che è effettivamente il più di questa ricetta, quindi va un po' a definire l'armonia del piatto, ed è un rosato. Il rosato della Ferriera di Atina, che giustamente ci spiegherà bene il nostro amico Lucio Mancini che ci è venuto a trovare. Il rosato è una vinificazione in bianco di Cabernet Syrah, un vino che noi proponiamo spesso al pubblico femminile perché ha un palato un po' più delicato. E dicevo, gli uvaggi sono Cabernet Syrah, vinificazione in bianco, quindi in acciaio. È un vino dai sentori primari, molto fruttato, quindi sicuramente la frutta mediterranea, che può essere l'arancia, il mandarino, sono un po' i sentori che sentiamo in questo vino, quindi sentori giovani, se direi, così direi, sentori che danno quella sensazione di freschezza praticamente. A questo si accompagna un gusto abbastanza sapido, anche un'acidità importante, ma soprattutto una grande mineralità legata un po' ai, non so, alla pitra focaia, no? È quella che si ricorda meglio. È un vino, dicevo, che noi proponiamo con antipasti, con piatti freschi, che può essere piatti estivi, quindi la pasta, ma anche, come dire, la carne bianca è un po' meno, con fibra più tenera praticamente. In questo caso l'abbinamento, diciamo, che Patrizia ci propone è un abbinamento proprio da rosato, visto che il piatto si presenta con molti sentori e con sfumature anche dolciastre praticamente, in cui proprio questa acidità e questa piacevolezza di questo vino contrasta molto bene, diciamo, questi sentori variegati del piatto. Il vitigno che andiamo a proporre per l'abbinamento di questo piatto ha sempre un'importanza di tipo internazionale che sposa bene in qualsiasi tipo di regione, no? Perché noi sappiamo che il Viognier
interessa gran parte dell'Italia, dell'Europa, e proviene sempre dalla Francia, così come tanti vitigni internazionali che l'azienda Casale del Giglio ha voluto proporre proprio qui nel Lazio. Allora, questo Viognier, Enrico, com'è? Sì, il Viognier è uno dei vitigni che, venendo fuori dalla sperimentazione Casale del Giglio, vede una zona di origine che è la Valle del Rodano. Il vitigno era praticamente sparito con la fillossera, ha poi invece interessato, soprattutto grazie alla sperimentazione, l'agropontino. Il Viognier ci porta al naso una bella complessità con un riconoscimento di pesca, di albicocca, note floreali e una gradazione alcolica che raggiunge i 13 gradi. Il mare e la terra, a testimonianza del fatto che qui alla locanda del castello di Roccasecca, in provincia di Frosinone, si possono degustare tutte le specialità che la nostra regione offre a quanti amanti della buona tavola, che Francesco Mancone rappresenta sicuramente in maniera molto degna. Poi i piatti presentati in trasmissione e i dolci tipici della nostra zona, della Ciociaria. Grazie al nostro ospite, grazie a voi gentili amici telespettatori, e come sempre complimenti per aver scelto Cibum! Cibum.